Ieri stavo dentro un spazio di formazione che riguardava i cardiologi nella parte medica della facoltà su cui ho una responsabilità e si parlava di salute. Si parlava di salute, ovviamente io sono uno psicologo e parlavo con dei cardiologi, per cui diciamo, dovevo cercare qualche pezzo in comune con loro. Il pezzo in comune che cercavo ovviamente era tutto mio, niente in comune con loro, ed era puramente politico. Ok? Puramente politico. Se c'è una cosa che i cardiologi non gliene frega niente la politica. Per cui la parte in comune tra me e i cardiologi è ovviamente nella dimensione del racconto di una storia. Che dalla mia parte, dalla parte della mia conoscenza, nasce nel 1973 in Canada, freddo Canada. Quando un signore che si chiamava, è morto, Jacques Lalande, questo signore lo ricorderete più facilmente come assonanza col film La La Land, ma non è lui, Jacques Lalande propone per primo un concetto base, che è quello di salute di campo. Guarda, diciamo, su sta roba di campo, quelli che si occupano di sport ci fanno due palle, così è tutto di campo, se non è di campo non va bene. Bene, nel caso di Lalande, che era un politico, un ministro della salute, un sociologo di formazione, il concetto era però appunto di campo. Il concetto di salute di campo stava a dire una cosa precisa, attenzione, 1973, un milione di anni fa, stava a dire sta roba. L'idea in termini generali che la salute sia una questione del cittadino è francamente sbagliata. La salute è una questione di cittadinanza. Perché il cittadino, cominciavano a concettualizzare l'epoca, ragazzi, stavamo nel tempo 1973 in cui la rappresentazione della persona umana No. era quello di uno che se a un certo punto si ammala o muore, quello è per tre cose a seconda del punto di vista, solo tre, solo tre. La genetica, quelli corti, il buon Dio, quelli spirituali, il cattivo medico, quelli pragmatici, va bene? Nel 73 non lo sapevamo quello che sappiamo oggi. Non lo sapevamo che, diciamo, al di là del buon Dio, che è un tema altrettanto dibattuto nel corso del probabilmente diciamo, un dibattito che ci sopravviverà, ma la genetica conta infinitamente meno dei comportamenti, infinitamente meno di quanto non ci si aspetta. Non lo sapevamo che il buon medico ha una funzione di cura. Non avevamo concettualizzato l'idea che il buon medico è una funzione di cura e si curano le malattie, non la salute. Ok? Per cui entrambi i termini erano sbagliati, noi non lo sapevamo, ma lui lo diceva, la salute è una questione di campo. È una questione che vede il cittadino dentro i suoi sistemi di cittadinanza. Lo vede nel posto dove vive, lo vede nelle persone che incontra, lo vede nei percorsi che svolge, lo vede all'interno delle discussioni che fa, lo vede all'interno del suo titolo di studio. Lo vede all'interno dei percorsi più ampi, lui cominciava a dire: attenzione, noi cominciamo a assumere un tema forte nelle nostre scelte politiche, un tema fortissimo, che è il tema della responsabilità. Stiamo cominciando a dire che le persone le dobbiamo considerare come soggetti attivi e responsabili. Sta cosa, dice la Lando per primo, attendere. Mi va benissimo, ma ho un problema. Ho un semplice, chiaro, evidente problema. La responsabilità di tutti parte nel momento in cui ho garantito a tutti il medesimo sistema di opportunità. Non c'è responsabilità identica senza uguaglianza di opportunità. Questo è un discorso vecchio come il mondo in politica, ce lo siamo sentiti dire ben prima del 73. Ma non in salute. In salute non ce lo diciamo, non abbiamo il coraggio di dircelo nemmeno oggi fino in fondo, né nemmeno oggi abbiamo il coraggio di assumere fino in fondo le conseguenze chiare di questo discorso. In questo paese,
Il primo piano sanitario, che parla di responsabilità del cittadino, fa riferimento alla fine degli anni 90. Solo che di uguaglianza quel piano sanitario non parla per niente. Fino agli ultimi anni si è spostato il piano nel depotenziamento della cura, nell'attribuzione ai cittadini del percorso di responsabilità, ma senza nessuna identificazione di chiari sistemi di uguaglianza. Salvo uno, enorme, straordinario, fantastico, tutto nostro, figlio di cultura di questo paese, figlio di battaglie politiche di questo paese, figlio di idee di questo paese, figlio del concetto di fondo di questo paese, figlio della tradizione romana di questo paese che pone la pietas al centro dei diritti di cittadinanza, che è il sistema sanitario nazionale. Quello è un grande esempio di dimensione di opportunità che riguarda la malattia. Di fronte alla malattia, si dice in questo paese, si diceva in questo paese? Si diceva con forza in questo paese, ma si dice con molta meno forza, i cittadini hanno sistemi e diritti che li pongono di fronte alla necessità di avere accesso alle cure. Riguardo la malattia. In effetti, una cosa che vi ho già raccontato varie volte è che, per esempio, il piano in termini generali rispetto a una cosa che ci siamo già detti è che, io adesso esco di qua, appena finisco di parlare con voi esco di qua e ho una data, probabilità molto chiara, stabilita, di morire nel corso del tempo che va da qui a domani mattina. Ho, come ciascuno di noi, una probabilità stimata di morire. Bene, fantastico. La mia probabilità stimata di morire, essendo che sono laureato, è circa del 30% più bassa di uno che fosse uguale a me e fosse diplomato. Ed è circa 56% più bassa delle probabilità di morire di uno che uscisse da qui e avesse una licenza elementare a parità di reddito. Chiaro? Questo non è un sistema di uguaglianza. Attenzione, guardate bene. Questo che si chiama, questo gap in Italia è uno dei più bassi al mondo. È uno dei più bassi al mondo perché se io mi ammalo, tutto sommato, c'è un ospedale. Sia se ho una laurea, sia se ho un diploma, sia se ho la licenza media, sia se ho le scuole elementari, e sia pure se non c'ho niente. Poi magari mi trattano diversamente, ma questo è un altro storia. Ci siete? Ora però il problema è che questo sistema di compensazioni riguarda la malattia. Ma il mio problema non è ammalarmi per piacere. Il mio problema è stare bene, e le mie probabilità di stare bene, essendo che sono laureato, sono molto più alte, non del 30% più alte di quello che c'ho un diploma, molto più alte, non del 55% più alte di quello che c'ho una licenza elementare, e sono più alte perché così tanto più alte perché sulla salute un sistema di compensazione delle diseguaglianze non ce lo siamo immaginato. Non ce lo siamo immaginato. In quel caso lì abbiamo non fatto un'alleanza, ma identificato un player. Il player era la sanità. Quel player aveva un dovere: gestire le diseguaglianze in malattia. Non c'è il player che gestisce le diseguaglianze in salute. Non c'è. Ce ne sono una serie. Ognuno va dalla sua parte. Ognuno cerca di affermare il proprio diritto di avere il primato su questa cosa. La salute, sono assolutamente sintonico con Patrizia, ad alcune condizioni. E anche con le cose che Patrizia attribuiva a Ivana, ma ad alcune condizioni. Non è un brand. Come brand non mi interessa. Mi interessa come concetto che presiede un brand. Per cui se il brand si associa a un concetto, sono felicissimo. Se il brand sostituisce il concetto, lo trovo orribile.
Il CONI usa la salute come un brand, orribilmente. Orribilmente. Moltissimi player usano la salute come un brand, orribilmente. La comunità è un brand, orribile per molti, straordinario per molti altri. Allora qui il problema è di fare alleanze, certamente, ma di fare alleanze di scopo, chiaro. E lo scopo, scusate, è il mio. Lo scopo lo voglio decidere io. E così, se lo scopo è lo stesso, malleo. Se lo scopo non è lo stesso del brand, non mi frega niente. Il piano che Valencia ha presentato è straordinario. È una grande opportunità per rimanere su un piano di studio di caso. Ma deve essere chiaro, due o tre cosette. Prima cosetta. 80.000 persone che per una notte gli do una mela, questo è ciò che fa il CONI, mi fa schifo. Ok? All'interno di questo tipo di operazione, fate una corsetta intorno alla piazza, che è quello che fa il CONI, mi fa schifo. Questo non è il mio scopo. Il mio scopo è partire da questo tipo di opportunità per costruire un progetto. Allora lì ho un'alleanza straordinaria, un'opportunità fantastica. Ho la dimensione, la possibilità e l'opportunità di costruire un tipo di situazione in cui quella rete di contatti diventa una rete di progetti.